Tieni le fotocopie che mi hai chiesto. Ne volevi 31, giusto? Così è perfetto. 31, grazie. Sveglia, dormiglione, il sole è già alto. Jeremy, sveglia! Sapevi che Aelita e Oda escono insieme? Che cosa? Ah, sei tu, Rick. È uno scherzo di pessimo gusto. Vabbè, che ore sono? Hai deciso che non vuoi più dormire in un letto? Stavo solo cercando un sistema per mandarvi in internet, così potrete combattere contro Xana. E ci sei riuscito? Ma che? Ma guardati, nessuno voterebbe per te. Non vogliamo eleggere uno zombie, ma il rappresentante di classe. Non è l'aspetto esteriore che conta, bensì quello che si ha da dire. Se non altro sei ottimista, il che non guasta mai. Comunque, hai un punto a tuo vantaggio. Sarai in gara con il candidato più scarso della galassia. Perfetto, e ora un bel sorriso da vincitore. E questo che cosa sarebbe? È il sorriso della vittoria. Oh, in questo modo non vinceremo mai. Perché non ti candidi tu, Sissi? Alla figlia del preside non è permesso fare la rappresentante degli studenti. Quindi ho deciso che sarai tu il nuovo rappresentante. Jeremy non deve vincere, ok? Hai afferrato bene il concetto adesso? Ecco cosa voglio vedere. Un suadente sorriso da vincitore. Non è un sorriso, Sissi. Mi stai frantumando le rotule. Prendete una copia del mio programma. Il tuo programma? Per cosa? Come per cosa? Dovete eleggere il nuovo rappresentante di classe. Ti sei candidato anche tu. E perché non mi hai detto nulla? Perché l'arma segreta della mia campagna elettorale sarà l'effetto sorpresa. Potresti usare anche uno slogan in rima. La tua voce vuoi far sentire? Vota l'onesto Odd, solo lui ti può capire. Giusto, bravissima. Adoro i versi che contengono il mio nome. Ah? Vi avverto, se qualcuno proverà a fare il furbo, finirà in castigo. Andrete a tenere compagnia a quel nullafacente di William Dunbar nella sala studenti. Bene, grazie, Jim. Ti sei spiegato perfettamente. Oh, d'accordo, Susan. Volevo dire professoressa Hertz. Molto bene. Non dimentichiamo lo scopo della nostra ricerca. La nostra uscita si pone l'obiettivo di constatare le conseguenze dell'inquinamento sull'ecosistema della foresta. Conseguenze che potrebbero determinare la scomparsa delle foreste e l'estinzione di ogni specie animale. Sta dicendo che forse potrebbero sparire coniglietti, uccellini, alberi e funghi. Spariranno tutti. Che profumo inebriante. E quindi vi chiedo, perché i buoni dovrebbero rappresentare i cattivi? Perché un asino come me non potrebbe essere il portavoce di tutti gli altri non asini? Ehi, com'è che non sorridi più, Jeremy? Perché non voglio sembrare uno stupido come te, Herb. Che ne sanno dei nostri problemi quelli come Herb e Jeremy? Hanno sempre solo preso dei voti massimi. Non conoscono la paura di una bocciatura. Non possono difendere la nostra causa. Bravo, bel discorso, Odd. Asini, è giunto il momento di far sentire il nostro raglio a tutti. Io voto per lui, sì, sarà un ottimo rappresentante. Io conosco le nostre esigenze meglio degli altri. Bene, ora silenzio, ragazzi. Thank you.
Avanti, Jim Hawkins, non avere paura. Long John Silver è soltanto un... Ma che diavolo succede? Che cosa c'è? Siamo già arrivati. Insomma, concludendo, prometto di mettere un sacco di piante in ciascuna delle nostre classi. Che ne dite, ragazzi? Vero che siete contenti? Sì, grandioso, bravo, ben detto, Er, ben detto! E tu che fai? Applaudi, forza! Io do il mio voto a Erbe! E voi che fate? Tocca a te, sono curiosa di sentirti. Odd, questo non è un gioco. Essere rappresentante di classe è una cosa seria e comporta una grossa responsabilità. Guarda che non sei solo tu all'altezza del ruolo. Non ho mai detto questo. No, però l'hai pensato. Rispondi, sarà qualche assemblea di scienziati che vuole un tuo prezioso consiglio. Sì, pronto. Che c'è, Yuma? Jeremy, sono nei guai. Il mio pullman è stato attaccato da Xana. Ma sei sicura? Su, Jeremy, per favore. Stiamo tutti aspettando te. Ascolta, Yumi. Adesso devo chiudere. Non perdere la calma. Era Yumi. Xana ha sferrato un attacco. Jeremy, se vuoi candidarti, esprimiti. Qual è il tuo programma? Ecco, io mi ero scritto degli appunti, ma... sfortunatamente li ho lasciati in camera. Vado e torno subito. Lo accompagno. Così controllo che non imbrogli. Andiamo anche noi. Così se litigano li separiamo. Ricordate, votate per me. Non ci posso credere. L'attacco è confermato. Xana ha attivato una torre. Yumi, dove ti trovi? All'incrocio con il sentiero rosso. Sbrigatevi, non potrò resistere a lungo. Arriviamo subito. Facciamo così. Tu, Ulrich, vai nella foresta. Noi vediamo che cosa possiamo fare per la torre attiva di Lyoko, d'accordo? Cercherò di portarvi il più vicino possibile. Trasferimento a Elita. Trasferimento Odd. Scanner Odd. Scanner a Elita. Virtualizzazione. Ok, ci siamo, Jeremy. A nord troverete la torre. Dovreste già vederla da dove siete. Infatti, avvistata. Arriva il taxi! Dai, vieni, si parte! Ehi, Xana sta inviando dei mostri! Guarda un po' che originale! Non sopporta che... Ok, facciamogli educati. Innanzitutto li salutiamo. Odd, cerca di non farti male. Se ti accadesse qualcosa, mi rimarrebbe soltanto Erbe come avversario. Non preoccuparti, Einstein. Prima me la vedo con loro e poi me la vedrò con te. Colpo laser! Aggiriamoli! Oh!
esercito di tarantule! Non ce la fai a stare lontana da me. A quanto pare nemmeno loro, guardi. Qui, William, perché mi stai pedinando? Ho sentito tutto. Yumi è in difficoltà e sono venuto qui per aiutarla. Non capisco di cosa parli. No! L'hai capito ora o vuoi che te lo spieghi? Occupati. Quando vedi che non c'è più nessuno, corri alla torre. Ok, qui bisogna buttarsi. Dei fulmini con le dita. Si tratta di un incubo o qualcos'altro? William, tu vuoi aiutare Yumi o no? Allora non discutere, fa come ti dico io. Preparando a entrare in azione insieme a William. Come William? Che cosa ci fai tu con William? Da quando è qua? Siete diventati amici? Mi sta dando una mano, dopo ti spiego. D'accordo. Jeremy, ho un grosso problema. No, lo schifo zoo. Ma perché? Ha già avuto i dati che interessavano a Xana. Che altro può volere da me? Non lo so, ma non è questo. Scoprirlo. Ulrich, cambiamento di programma. La torre sarà disattivata un po' più tardi. Certo che su di voi non possiamo contare. Come state, zombie? Lo so che non mi volete, ma adoro passeggiare nel bosco. Prendetelo! Yumi! Sono io, Yumi! Jeremy! Aelita, cerca di colpirlo con il campo energetico! Ah!
No! Jeremy, che succede? Lo schifo Zoo sta attaccando Elita. Presto, corri ad aiutarlo! Sarei ben lieto di farlo, ma il mio compagno di giochi non è d'accordo. Sono certo, ma pare che lo schifo Zoo abbia impiantato qualcosa nella memoria di Elita. Ci sono quasi, Jeremy. Elita è ancora viva, ma io non capisco. Elita, svegliati, ti prego. Sono io, Odd. Yuhu, il pisolino lo puoi fare anche dopo. Wow! Jeremy, qui c'è qualche problema. Elita ha qualcosa che non va. Elita, rispondimi, sono Jeremy, forza, svegliati. Vai a prendere il tuo overboard e seguila. Scusami, è la torre? Quindici contro uno. Beh, ne ho passate di peggio. Jeremy, che sta succedendo alla torre? Io mi sono ripresa e sono pronta, ma è Ulrich ora in difficoltà. C'è solo una remota possibilità di disattivare la torre. Quanto remota? Molto remota, purtroppo. Pronto a combattere, William? Prendetela! Sì! Non lasciatelo scappare! Ci ha insegnato lei che il legno non conduce elettricità. Mi senti, Odd? Che cosa sta succedendo? Credo che Elita stia andando alla torre del ripetitore. Ci mancava anche questa. Odd, che succede? Forse è meglio se te lo spiego dopo.
Adesso scappiamo. E ora che succede? Il settore sta scomparendo, rimaterializzaci! La torre attiva! Stai bene, Yumi? William non è in gran forma. Jeremy, sono io. Siete riusciti a disattivare la torre? No, si è disattivata da sola. E questo è successo perché il settore foresta sta scomparendo. Cosa? Jeremy, sbrigati! Rimaterializzazione! Hai capito che cosa è accaduto? No, ma una cosa è certa, l'abbiamo scampata bella. Non so cos'è accaduto, ma Einstein ce lo saprà dire sicuramente. Guardate qua. Questo muschio è una conseguenza dell'inquinamento. Adoro le gite scolastiche. Bene, fatti un bel sonnellino, ma non provare a sognare Yumi. Accidenti, che incubo che ho avuto. È inutile. Il settore foresta non esiste più, sparito. Xana l'ha completamente cancellato dalla cartina. Se solo non fossi entrata nella torre del ripetitore e se non avessi inserito quel codice. Non hai ancora capito. Xana ti ha usata, Elita. Ci ha attaccati soltanto per farci andare sugli occhi. Perché avrebbe dovuto farlo? Se i settori spariscono, non saremo più in grado di raggiungere il settore 5. Quindi secondo te li vuole distruggere tutti? Certamente. Devo trovare un modo per materializzarvi direttamente nel settore 5. Mi aspetto un bel po' di lavoro nei prossimi giorni. Beh, meno male che non sono stato eletto rappresentante di classe. E tu come fai a saperlo? Semplice, voteremo tutti per te. Il nuovo rappresentante degli studenti è Odd della Robbia. Che cosa stai facendo, Nicolas? Non dirmi che hai votato anche tu per Odd? Veramente sì. Ma tu non fare quella faccia da pesce lesso! Odd, visto che sei rappresentante degli studenti, puoi farmi saltare la lezione di ginnastica. Ragazzi, uno alla volta, d'accordo?